I due giorni, 15 e 16 giugno, nella splendida cornice dell'Abbadia di Fiastra, è andata in scena l'edizione zero del Festival della Scienza dell'Università di Camerino, il primo promosso da un Ateneo marchigiano e il primo nella provincia di Macerata. Una o due giorni di pura ispirazione, scoperte e divertimento, dedicata ai giovani, alle famiglie e a quanti interessati, dove è stato possibile partecipare a laboratori interattivi, assistere a spettacoli e conferenze affascinanti, presentazioni di libri, aperitivi scientifici, passeggiate rilassanti alla scoperta della natura e mostre coinvolgenti. Non c'è niente di più bello che festeggiare la scienza, che sembra sempre una cosa troppo lontana, così seria, ma che invece può diventare anche molto divertente, accattivante e attraente. L'idea è quella di portare alla conoscenza di tutti, a tanti livelli, quello che viene, che si sviluppa all'interno dei laboratori scientifici di tutto il mondo, in particolare quelli ovviamente dell'Università di Camerino. La scienza è fondamentale, fondamentale per il nostro futuro. Tutte le persone la devono conoscere quello che significa una innovazione, quello che significa una nuova tecnologia, perché è così che cresce anche la democrazia. I laboratori di eccellenza che escono dalle aule universitarie, i docenti, gli stessi studenti che si mettono a disposizione, è un modo diverso, un modo nuovo per fare divulgazione. È un'azione corale, comunitaria, in cui esattamente tutte le componenti della comunità universitaria sono coinvolte, professori, personale amministrativo e tecnico, perché abbiamo un'area che segue esclusivamente i progetti di public engagement, e gli studenti che tra un po' saliranno sul palco, faranno delle performance oppure stanno all'interno degli stand e mostrano quello che normalmente viene insegnato loro. Università che è capace di attrarre investimenti importanti con tanti bandi a cui partecipate, che di solito poi vincete, quindi un'università davvero che con il territorio ha un legame sempre più stretto ed importante, ricordando sempre che poi i vostri studenti vanno in tutto il mondo. Sì, assolutamente, è così, e volevo dire che i fondi per la ricerca arrivano se c'è la politica che è sensibile. La politica è sensibile se le persone sono sensibili alla scienza, e quindi questi fondi poi crescono per le università anche grazie a queste iniziative che sembrano magari riduttive, in realtà sono fondamentali, proprio come dicevo prima, per la democrazia. Possiamo dire che siamo solo all'inizio di questo festival? Siamo solo all'inizio, chiamiamolo edizione zero e andrà benissimo, e i prossimi anni faremo il pienone. L'evento è riuscito anche perché ha avuto la capacità non scontata di coinvolgere il pubblico di ogni età, chiamando divulgatori scientifici, scrittori, l'astrofisico Luca Perri, per parlare di argomenti di grande attualità come l'intelligenza artificiale, e di farlo coinvolgendo tutte le anime di Unicam, ricercatrici e ricercatori, studentesse e studenti dell'Università di Camerino, che hanno animato i palchi con spettacoli, aperitivi scientifici e presentazioni di libri, mentre negli stand hanno preso per mano le persone portandoli alla scoperta dell'affascinante mondo della scienza, dalla chimica alla matematica, l'informatica, la veterinaria, la geologia, passando per la scienza degli alimenti, le neuroscienze, i beni culturali e il design. Siamo felici, le risposte sono positive, abbiamo già visto tante prenotazioni per gli spettacoli che andremo e gli eventi che andremo a condurre. Abbiamo circa 19-20 eventi che coinvolgeranno i cittadini e le cittadine del nostro territorio, e poi abbiamo dei meravigliosi stand dove si potrà veramente osservare sia la scienza che c'è in Unicam, sia la scienza che è possibile fare insieme ad Unicam da parte delle comunità. Non so se abbiamo azzardato, di sicuro, ecco, vedendo in questo momento, sto guardando il gruppo che sta partendo per fare una camminata e visitare i percorsi storici, visitare i luoghi storici di questo meraviglioso luogo. Io credo che c'è una grande voglia di sapere, di conoscere, c'è una grande voglia di sapere le cose dalle fonti
corrette, dalle fonti giuste, non dalle fake. Forse dobbiamo un pochettino allontanarci da tutta quella, da tutto quel materiale che talvolta è presente sui nostri siti web, sui nostri social, e che non è corretto. Una scienza in festa, e quindi una scienza festosa, vuole anche essere questo, vuole cioè portare la vera scienza a conoscenza della cittadinanza, a conoscenza delle comunità. E poi è bellissimo perché in questo spazio dove ambiente, natura, storia vanno a integrarsi appunto con la scienza, possiamo vedere tante generazioni diverse che si confrontano e che decidono di fare un percorso insieme. Beh, diciamo che se è stato un azzardo, sicuramente la risposta è stata estremamente positiva, lo vediamo. Se diciamo abbiamo rischiato un po', lo abbiamo fatto immaginando che comunque si può partire con dei percorsi e si può crescere nel tempo. Questa è l'edizione, chiamiamola zero, ne verranno tante altre, saremo più bravi, più strutturati e probabilmente riusciremo sempre a far meglio, ed è questo il nostro obiettivo. La scienza che si declina in tantissime maniere. A proposito di generazioni, abbiamo visto già dei piccoli studenti interessarsi alla chimica, all'informatica, alla robotica, e poi c'è l'eccellenza che è quella di Unicam. C'è l'eccellenza di Unicam, tutte le nostre discipline sono scese in campo, tutte, e affronteremo temi centrali come quelli di cui ha parlato il Santo Padre ad esempio ieri, quindi dall'intelligenza artificiale al metaverso, alla cura dell'ambiente, all'utilizzo diciamo delle nuove tecniche per la valorizzazione dei beni culturali piuttosto che per il recupero dei beni culturali, quelle che possono essere delle soluzioni per un'agricoltura ad esempio bio. Parleremo un po' di tutto, e questo secondo me è l'ambiente ideale per farlo. Linguaggio universale. Linguaggio universale, linguaggio semplice, dobbiamo avere il più possibile un linguaggio che arrivi al cuore, ma anche al, diciamo, che sia accessibile a tutti, e questa è forse la chiave per il successo. Molto spesso i ricercatori sono fermi sulle loro, chiamiamole così, sulle loro montagne, sulle loro colline, nei loro laboratori, e non parlano la lingua che diciamo invece è comprensibile a tutti. Qui cercheremo il più possibile di parlare tutti con tutti. Un evento realizzato in collaborazione con la Fondazione Giustiniani Bandini, i comuni di Urbisaglia e Tolentino, la Fondazione Carima, l'Associazione Casa della Memoria, l'Associazione Next, e con il patrocinio della Regione Marche e il supporto tecnico di Publicolor. Da segnalare anche la partecipazione attiva delle allieve e degli allievi della Scuola di Studi Superiori Carlo Urbani dell'Università di Camerino.